Il 20 e il 21 maggio, su Viale Madonna delle Grazie a Ruvo di Puglia, il primo Festival Internazionale dei Madonnari. L'evento, organizzato dall'Associazione Apulia Terre in collaborazione con la Scuola Napoletana dei Madonnari ed il Santuario Madonna delle Grazie, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia. Un Festival Internazionale dei Madonnari, cosa ha suscitato nei ruvesi? Buongiorno a tutti, prima di tutto, sì, quest'anno abbiamo cercato di recuperare una vecchissima tradizione, un po' di tutte le città, anche qui a Ruvo, tanto è vero che gli anziani ricordano, ma in maniera quasi annebbiata, una situazione del genere. Abbiamo cercato di recuperare qualcosa di bello, perché anche attraverso quest'arte semplice, povera, quella dei madonnari, disegnando con i gessetti per terra, quasi come se fossero dei bambini, ecco, recuperare il sacro, anche se in maniera un po' rivoluzionaria, perché al di là dell'immagine della Madonna delle Grazie che è stata disegnata per terra, ci sono delle immagini della Madonna in chiave moderna, quindi questo ha una prospettiva nuova e in fondo non dimentichiamo che la spiritualità è sempre un crescere anche guardando al tempo che viviamo. La direzione artistica è del maestro madonnaro Gennaro Troia della Scuola Madonnari di Napoli, mentre la direzione organizzativa della presidente Laura Pellicani. Come è nata l'idea dei Madonnari a Ruvo di Puglia? Innanzitutto per una mia passione per le arti effimere, perché i Madonnari fanno parte delle arti effimere, e poi per un vecchio ricordo che porto in me di bambina, quando i Madonnari venivano a Ruvo nelle fiere. Poi questa tradizione è andata così scemando, sparendo. Ho avuto la fortuna di conoscere Gennaro Troia, che è il presidente della scuola Madonnari, e con lui abbiamo organizzato questo evento. Con lui e con anche Don Gianni Raffanelli, che è praticamente il rettore del santuario Madonna delle Grazie. È stato fatto anche per in questo periodo per recuperare comunque la vecchia tradizione del santuario Madonna delle Grazie, della festa campestre appunto che si tiene oggi. Lei è un artista, cosa rappresenta quest'arte del Madonnaro? Oggi tutti si definiscono artisti, io non lo sono, io sono una persona che vive con l'arte. E l'arte mi dà da vivere. L'arte è sacrificio, impegno, ed io stesso che mi sacrifico e mi impegno tanto per questo mestiere, non mi definisco un artista, magari fossi un artista. Sono 35 anni di esperienza, quasi 40, fra i 35 e 40 anni di esperienza sulla strada. E io, oltre al dono della, diciamo, del disegno di poter esercitare quest'arte, che considero un dono che mi ha dato Dio. Ho viaggiato molto dai 18 ai 22 anni lavorando in diversi alberghi in Europa e ho scoperto l'arte di strada. E da qui è cominciato questo cammino di madonnaro, di artista, perché avrei preferito suonare, però poi ero stonato. Poi troppi doni non si possono pretendere. Ogni situazione che mi impediva di poter crescere mi ha fatto mano a mano di migliorare. Prima ero un pittore molto naif, poi piano piano, non essendo invitato in alcuni festival, ho migliorato lo stile. Ho l'opportunità poi di poter organizzare diversi eventi. Nello specifico, io sono il direttore artistico di questo evento di Taurianova e di Nicosia, in provincia di Enna, e collaboro con Nocera. Vorrei che praticamente tutti questi festival si unissero per creare un movimento. Il movimento già c'è, però fra gli esseri umani c'è sempre discordia e, come si dice, concorrenza, competizione. Invece io credo che se tutti questi festival, tutte queste realtà, queste associazioni si unissero, diventerebbe veramente forte, perché la nostra arte, l'arte dei Madonnari, è un'arte che nasce, si dice, sono leggende, perché non c'è nulla di scritto sull'arte dei Madonnari, perché proprio perché è un'arte effimera che si cancella con la prima pioggia, non ci sono testimonianze scritte, è un'arte umile. Quindi le prime testimonianze si cominciano a raccogliere da quando è stato inventato il primo Festival dei Madonnari a Grazie di Curtatone. Da lì in poi si è cominciato a scrivere, proprio come la preistoria, e da quando si è cominciato a scrivere è nata la storia, perché ci sono delle testimonianze scritte che possono essere passate. Tutto il resto è tramandato. L'arte dei Madonnari è proprio dei territori del sud, anche perché con il disagio del sud, del mezzogiorno, continua ancora oggi.
quindi i veri madonnari, i veri artisti di strada li troviamo soprattutto al sud, e la Puglia ne è piena. Adesso questo fenomeno in molti festival viene denominato Italian Street Painting, cioè noi siamo riconosciuti in Australia, a Singapore, a Hong Kong, in Giappone, adesso anche in Cina, in America, in Messico, in Sud America, adesso ci sono madonnari in Colombia, in Perù. È una cosa importantissima, è un movimento importantissimo ed è la tradizione popolare italiana che ha conquistato il mondo. Il festival, dedicato a Don Tonino Bello, ha ospitato una gara tra 11 madonnari dal tema Maria, donna dei nostri giorni. Al centro dell'iniziativa la realizzazione di un ritratto di Don Tonino Bello con gessetti su tavola a cura dell'architetto Lidia Sivo. Questo è nato invece tutto per caso, perché? Perché Lidia Sivo voleva cimentarsi nell'arte di madonnari, al che ha ricevuto in dono una scatola di gessetti dal presidente della scuola madonnari, appunto da Gennaro Troia, che l'ha invitata a provare a disegnare su una tavola di legno, ed è venuto fuori invece un quadro stupendo di Don Tonino. A quel punto si è pensato di farne qualcosa di questo ritratto, altrimenti si sarebbe anche venuti meno un po' a quello che era lo spirito di Don Tonino. L'associazione Apulia Terre, in accordo con l'autrice del ritratto, ha messo in piedi una raccolta fondi e un'asta pubblica dell'opera per poter contribuire all'acquisto di apparecchiature fondamentali al reparto, nato solo un anno fa, di oncoematologia pediatrica di Taranto, città vittima dell'inquinamento ambientale.